Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si molava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Il racconto che l'evangelista Marco ci consegna in questa solennità del Corpus Domini si apre con l'iniziativa dei discepoli: «Dove vuoi che prepariamo la Pasqua per te?» Gesù manda due discepoli istruendoli accuratamente, ma di fatto i discepoli trovano che tutto è già stato preparato. I discepoli devono preparare ciò che trovano già pronto. I discepoli vogliono preparare per Gesù l'agnello pasquale, ma è Gesù il vero agnello, consegnando il proprio corpo e il proprio sangue nei segni del pane e del vino. Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue che è dato per voi». Fanno da cornice a questo racconto il rinnegamento di Pietro e il tradimento di Giuda. Una cornice in cui domina il peccato, il fallimento, l'egoismo dell'uomo. Ma al centro c'è esattamente il dono della vita di Dio, una vita sprecata per amore. Da dove può scaturire la conversione, la salvezza, la vita eterna? Ecco che quell'esperienza di morte che subisce Pietro e subisce Giuda può essere trasformata e riconvertita da quell'esperienza di vita che ci viene consegnata nell'episodio dell'ultima cena. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. La vita, infatti, è un incontro tra due corpi che si donano. Da un corpo donato non può che nascere la vita. L'Eucaristia è l'incontro tra due corpi feriti. Il corpo del risorto, quel corpo ferito che sacramentalmente è presente in quel pane spezzato e in quel vino versato, e il corpo della comunità, di una comunità che a volte è ferita, da una comunità segnata dalla malattia, dal peccato, dal fallimento, della morte. Ora, da questo incontro tra due corpi non può che nascere la vita, e nell'Eucaristia la comunità capisce che attraverso le ferite, che diventano quelle feritoie, attraverso il quale la vita donata del Signore risorto può entrare nella mia vita e far diventare la mia vita qualcosa di grande. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. I discepoli vogliono preparare la Pasqua per Gesù, ma è Gesù la vera Pasqua. È attraverso di Lui che noi possiamo compiere il passaggio a quella stanza al piano superiore che è la Gerusalemme celeste. È nella nostra partecipazione all'Eucaristia che noi direttamente saliamo in paradiso, saliamo a quella Gerusalemme celeste e facciamo davvero comunione. Entriamo in comunione attraverso il Signore risorto con coloro che abitano in Dio, con i nostri cari defunti, con i santi, con gli angeli. Nell'Eucaristia, dice San Leone Magno, noi diventiamo ciò che mangiamo. Questo è il mio corpo. Noi, nell'Eucaristia, diventiamo il corpo del Signore.